Attenti bene, perché qui c'è un'altra chiave di volta del vostro quotidiano. Quando voi siete un pochino, come dire, addestrati alla via interiore, quando voi avete un po' di consapevolezza, guardate al passato molte volte per capire chi siete stati, giusto? Per cercare magari di correggere ciò che avete generato attraverso le vostre azioni, ma anche ciò che avete generato nei vostri pensieri. Questo è importante, certo, per tutto un pezzo della via interiore è importante. Noi stiamo parlando di altro, di altro, di altro. Considero questo come qualcosa che è entrato nella vostra testa, che certamente vi accompagna nella vostra vita, ora tanto, ora poco, non mi interessa, ma non è di questo che io voglio parlare. Perché in questa maniera voi trasformate quello che è il vostro passato in qualcosa che dà senso al vostro presente. È chiaro? Io il passato me lo vivo e me lo porto perché è maestro e ammonitore di quello che sto facendo nel presente. E addirittura diventa un parametro di misura. Oggi faccio diversamente rispetto al passato. Posso addirittura misurare quanto sono diverso rispetto al passato? Scusate. Cosa state facendo attraverso questa operazione, importante per una certa fase della via interiore? Cosa state facendo? Non è che per caso io sto attuando tutto quello che abbiamo detto, sto complessificando una situazione, sto introducendo il valore del mio essere io e via dicendo. Non è che per caso in questo modo io non mi abituo mai a entrare in una visione in cui noto che ciò che è presente oggi basta a se stesso e sempre più basta a se stesso quanto più muore il passato.